Allora, buongiorno, benvenuti a questa seconda giornata del nostro convegno. Sarà una giornata molto intensa, spero che riusciremo con diversi espedienti a renderla anche gioiosa. È un piacere rivedere alcune facce note da molti anni. E anche alcune facce completamente nuove. Questa mattina saranno con noi per cominciare tre persone. Il nostro Lorenzo Pierobon, che ci ha aiutato a rilassarci ieri con il suo intervento sonoro e vocale. E oggi, avendo lui un altro impegno, lavorerà prima, ci farà lavorare prima dell'intervallo. E parleranno due persone, due colleghi psicoterapeuti, Riccardo Zerbetto, gestaltista, e Giorgio Piccinino, analista transazionale, che contribuiranno a darci un'immagine sempre più rotonda e completa dei problemi di soffocamento della nostra soggettività, della nostra capacità di essere noi stessi, della nostra capacità di essere liberi e aperti con le persone che davvero ci interessano. E ci porteranno il loro contributo su come sciogliere quelle tensioni che ci impediscono il pieno contatto con la realtà che siamo, con la realtà che viviamo e con la realtà che condividiamo con le persone intorno a noi. Do la parola a Riccardo Zerbetto. Grazie Luciano e Roberto per questo invito che ho davvero gradito. Tema dell'ansia e del respiro è centrale nella terapia della Gestalt. Inizio con la fine della mia breve relazione, con una citazione di Peirce che dice: quando si osserva un attacco di ansia, troviamo invariabilmente agitazione e difficoltà di respiro. Quindi la definizione che dà Peirce, per la quale è stato anche criticato per una specie di riduzionismo, che però è considerato personaggio un po' ingeneroso, nel senso che Peirce amava queste frasi un po' a effetto, anche provocatorie, ma non prive di significato, ansia è uguale eccitamento più inadeguato apporto di ossigeno, anzi intendendo anxiety, angoscia. E questo ci porta un po' a chiederci da dove viene questo interesse per il respiro. E indubbiamente l'Occidente, ce ne ha parlato ieri Natoli in modo veramente magistrale, ha esplorato il tema del respiro, ma dobbiamo soprattutto all'Oriente, direi, una focalizzazione che a volte pare ossessiva su questo tema del respiro. Come mai? Se noi guardiamo alla forma più comune di meditazione orientale buddista, il Vipassana. Alla mia età, a un certo punto, si sconnettono delle sinapsi. Uno dice: adesso sta a vedere che non me lo ricordo, magari il nome di mio nipote. No, non ho nipote. E che ci riporta quindi a un'origine di un percorso estremamente lungo nell'Occidente, che forse possiamo far coincidere con la scoperta dell'acqua calda di Heidegger, che prima di pensarci esiste l'esserci. Noi abbiamo subito una sbornia sulla capacità del pensiero. Il pensiero ci fa essere, l'ego, l'io, la mente, ci fa ritenere che le cose esistano perché le pensiamo. Viene in mente quel
racconto Zen di quel monaco che va dal maestro con una pietra, dice: vedi, questa pietra esiste perché io la penso. Era un idealista, insomma. Il maestro la prende, gliela tira in testa e dice: prova a non pensarla. Quindi l'esserci precede il pensarci. E questo è vero nell'ontogenesi come nella filogenesi. Prima noi siamo dei corpicini, no, che mangiamo, facciamo la cacca, poi piano piano associamo no, dei pensierini che poi si configurano in circuiti sempre più complessi fino a diventare consapevoli di noi, cioè, del nostro nome, della nostra storia. Questo è un processo lunghissimo, come nell'evoluzione, no? Prima ci sono dei protozoi, dei metazoi, poi organizzano un sistema nervoso, questo sistema nervoso diventa poi capace anche di autoriflessione, di coscienza, no? Ma questo è un punto di arrivo, non è un punto di partenza. Quindi se noi vogliamo radicarci nelle radici dell'esserci, o del Dasein, per dirlo con questa bella parola tedesca, e non possiamo prescindere dal fenomeno che avvertiamo come essenziale, in uno stato di quiete il corpo non ci manda segnali particolari, se noi siamo in uno stato appunto di omeostasi, no? Non in balia di eccitazioni o stimoli particolari. Qualcosa però esiste al quale non possiamo sfuggire, che è il respiro. Quindi questa esperienza senso percettiva ci mette in contatto con il fluire, con il sentire di esserci, proprio in quanto essere respiranti. E interessante è proprio il Vipassana, che è una meditazione la più conosciuta, che si focalizza proprio sul respiro. Non c'entrerò in particolare perché immagino che Roberto o altri che sono dei meditatori più rigorosi di me lo facciano, però ho avuto la grazia, direi, di essere toccato da questo messaggio, che, di cui ogni tanto mi faccio il regalo e cerco di trasmettere alle persone che mi accompagnano in questo percorso di conoscenza, nel senso che è veramente una rivoluzione copernicana quella che il Buddha ci apre. Monaco dice: siediti, dice, siedi alle radici di un albero, ma insomma l'albero del Bodhi, no? Il quale Buddha si illuminò, un albero qualunque, va bene, e osserva il tuo respiro. Se è lento, è lento, se è veloce, è veloce, se è regolare, è regolare, se è irregolare, è irregolare. Se è superficiale, noi diremmo toracico, è superficiale. Se è profondo, diaframmatico, è profondo. La cosa incredibile che il Buddha ci invita a fare è di essere testimoni osservanti senza pretendere di manipolare, di insegnare noi al nostro respiro come deve funzionare. Ma lui lo sa come. Funziona splendidamente, discretamente, mirabilmente dal primo istante in cui noi veniamo al mondo. E sarà l'ultimo atto che, no, la nostra vita terrena compierà, l'ultimo respiro. Ci tiene in vita quando dormiamo, se anche fossimo in stato di coma e perdessimo le nostre funzioni superiori, lui si prenderà cura di noi istante dopo istante. Quindi è un invito quello del Buddha a coltivare un atteggiamento mentale non manipolativo, non presuntuoso, orgoglioso, come se la ubris, no, della mente pretendesse di perpetuare l'illusione di essere lei che governa lo stato delle cose. La riprova di questo e che noi siamo in balia, per fortuna, di qualche cosa che è più grande di noi, è che se noi intenzionalmente volessimo non respirare,
non riusciremo. Sarebbe un esercizio molto ovvio quello di invitarvi a provare. Resisteremo 30 secondi, 40, quelli, no, i subacquei arrivano fino a 6 minuti, ma insomma alla fine non ce la fanno. Il respiro è più forte della mia intenzione egoica, volitiva. A questo punto siamo sconfitti, l'ego si deve arrendere e a questo punto arrendiamoci, affidiamoci a chi è più forte di noi, l'istinto di vita è più forte del nostro contrasto. Ed è splendido sentire che il respiro non è qualche cosa che noi governiamo se non in minima parte. Lasciamoci respirare, rendiamo il respiro non un atto intenzionale. Ci sono molte pratiche, abbiamo sentito anche ieri, di come possiamo orientare il respiro, narice sinistra, esplorazioni infinite su questa funzione così semplice che l'umanità ha esplorato. Ma se noi rimaniamo proprio in una dimensione molto basic, possiamo fare l'esperienza di sentirci tenuti in vita da un'entità altra, dall'ego, che ci dà istante dopo istante l'ossigeno di cui abbiamo bisogno. Quando siamo emozionati, affaticati, ci dà più ossigeno, quando siamo rilassati ce ne dà di meno, quello che ci serve. Come una madre che ci dà il nutrimento di cui abbiamo bisogno, il latte cosmico, come viene chiamato nella tradizione di Veda, e che appunto da quando nasciamo, quando moriamo, ci coccola con questa funzione vitale che è più importante del cibo, del bere, di qualunque altra cosa. Sono riuscito a chiedere ieri a Anatoly di chiarirmi un tema sull'aiter, questa parola greca, che è la specie di aria luce in cui noi siamo immersi, di cui Elderlin chiama il concetto appunto di questo nutrimento primo del cibo, primo del latte, cioè il nutrimento dell'aria, dell'ossigeno. Questo sentirci tenuti in vita ci porta però ad osservare una possibilità ulteriore. E cioè che quando noi respiriamo, ero tentato di proporvi una piccola esperienza, ma ripeto, non vorrei privare altri di condurvi per una breve esperienza di Vipassana che mi auguro venga proposta. Se noi osserviamo il nostro respiro, possiamo farlo anche in condizioni così, osserviamo facilmente che la fase della espirazione spesso è trattenuta. Ed è il titolo del mio intervento. Espirare fino in fondo. Prestiamo attenzione alla nostra fase espiratoria. Dove ci fermiamo istintivamente, proviamo a forzare un po'. C'è un fondo di aria, che ormai è anidride carbonica, che noi tratteniamo. È come se non mollassimo, ne tenessimo un po'. È un'assurdità, è come se andassimo al gabinetto e ce ne tenessimo un pochino, non ha senso. Forse temiamo una sensazione particolare, se voi ci fate attenzione, che è l'horror vacui, l'ansia collegata allo svuotamento. Se andiamo fino in fondo e con qualche atto respiratorio forziamo un po' lo svuotamento totale fino a rimanere in una totale apnea espiratoria, assaporiamo l'esperienza del vuoto, che non è il vuoto della mente,
anche possiamo associarlo, no? Ma è il vuoto della sostanza prima della vita. È interessante la sensazione, l'immagine che si può associare a questa esperienza primaria. È importante però espirare, perché se non lo facciamo, il nostro atto respiratorio non è così nutriente come potrebbe essere. Noi mescoliamo l'ossigeno all'anidride carbonica che ancora abbiamo trattenuto. E questo ci manda a un aspetto interessante che veniva esplorato nella tradizione vedica pre-buddista, che anche prestava una grande attenzione al respiro. Niente nasce da niente, e anche il Buddha ha rivisitato la tradizione che ereditava rinnovandola. Ma è interessantissimo scoprire qualche aspetto di quello che la tradizione shivaita ci ha tramandato in tema anche di respirazione. Shiva, almeno nella ricostruzione che ne fa questo Sri Anandamurti, che ha cercato di ripercorrere la storia di questo movimento shivaita dalle sue origini, anche tentando una ricostruzione storica, pare che sia stato un civilizzatore, anche un personaggio effettivamente esistito, per quanto mitico, del 7000, non so mai se 7000 anni avanti Cristo o 7000 anni fa. Comunque, sappiamo che i primi nuclei di civilizzazione risalgono appunto a quell'epoca, no? A Kataloyuki, in Anatolia, ci sono queste prime reperti di comunità organizzate umane, e che appunto si sviluppasse in questo contesto le prime forme di ritualità e di civilizzazione più complessa. Bene, uno dei testi dei Veda, ce ne sono, che ci aiuta in questa ricostruzione, il Vigyan Bhairav Tantra. Non è antichissimo, è dell'epoca del 500, ma insomma, riassume a sua volta una tradizione più antica. Ma è interessante perché sintetizza un po' l'essenza della dottrina shivaita del Tantra. Il Tantra è un percorso di evoluzione, di crescita spirituale, che è praticamente interessante perché non propone un conflitto, no, con la dimensione ascetica legata alla corporeità, ma propone un percorso di attraversamento. Soltanto attraversando pienamente l'esperienza corporea la posso trascendere, senza evocare quell'antico conflitto di cui anche San Paolo ci richiama, no? I piaceri della carne, i piaceri dello spirito. Quindi è una prospettiva interessante, a volte illusoria, quando presa in modo un po' ingenuo, no? Come se scopando si va in paradiso a lei. Ma leggiamo l'introduzione di questo preziosissimo testo, che presenta il dialogo d'amore tra Shiva e Devi, la sua Shakti, la sua paredra, la sua compagna. Dice Devi: o Shiva, che cos'è questa realtà? Che cos'è questo universo colmo di stupore? Che cosa forma il seme? Chi fa da mozzo alla ruota dell'universo? Che cos'è questa vita al di là della forma che pervade le forme? Come possiamo entrarvi pienamente al di sopra dello spazio, del tempo, dei nomi, dei connotati? Chiariscimi i miei dubbi. È un discorso che si svolge appunto sul tema di Eros e conoscenza, no? Quindi l'essenza della realtà si scopre attraverso un dialogo d'amore tra questi due amanti divini. E Shiva risponde, radiosa: questa esperienza può albeggiare
tra due respiri. Dopo che il respiro è entrato dentro, e subito prima che torni fuori, il beneficio. Questa è la prima delle 112 frasi, diciamo, di Shiva alle domande della sua Shakti. Ne leggo soltanto tre. Focalizzando come l'inizio proprio del discorso amoroso di Shiva è sul respiro. Mentre il respiro si capovolge da giù a su, e di nuovo, mentre il respiro svolta da su a giù, attraverso entrambe queste svolte, sii consapevole. Ovvero, tutte le volte che l'ispirazione e l'espirazione si fondono, in quell'istante tocca il centro privo e colmo di energia. È un tema che ritorna poi frequentemente, è un po' quello del pendolo, no? Quando il pendolo esaurisce la sua spinta in una direzione, tocca un punto in cui non si muove né in un senso né in un altro prima di invertire la sua direzione. È il punto che trascende la dualità, la contrapposizione. Quindi è un punto virtuale che in qualche modo riassorbe la polarità. Grande tema della dualità, no? Di ciò che la precede e la trascende, no? Ma perché è importante questo richiamo? E in questo senso trovo veramente toccante una meditazione di Osho su questi scritti. C'è un libro non tradotto in italiano se non a pezzi, dei segreti, che sono i commenti proprio a queste 112. E in una di questi commenti Osho dice: l'uomo ha sempre temuto soprattutto due cose, la vita e la morte. Teme la vita perché conduce alla morte, teme la morte perché è la fine della vita. La morte, infatti, vabbè, poi il trascendimento di vita e morte in quel punto famoso, no? In cui vita e morte in qualche modo si fondono. Tutto ciò che è morte da un lato è sesso dall'altro. La morte e il sesso sono le due facce di una stessa medaglia, il sesso come vita, complementari e inseparabili. Negando la prima, automaticamente si nega la seconda. Sono i due tabù. Il sesso è la porta attraverso cui la vita fa il suo ingresso nel mondo, la morte è la porta attraverso cui esce dal mondo. Non leggo altro, ma è interessante l'associazione che Osho fa, prendendo ovviamente lo spunto dai commenti tradizionali, sul fatto che l'ispirazione in fondo ha a che fare con il lasciare andare, con il mollare, quindi con la morte. Come lei, la ispirazione è il nutrirsi della linfa vitale che sostiene i processi dell'eccitazione, della vita, della perpetuazione. Quindi in ogni istante noi ci confrontiamo con questa polarità fondamentale dell'esserci, in cui scopriamo la non contrapposizione, perché solo se espiriamo possiamo ispirare. E se espiriamo fino in fondo, senza trattenere, senza aggrapparci, senza attaccamento, e molliamo del tutto, solo allora la nostra ispirazione sarà piena, vitale, abbondante. Quando io propongo queste esperienze, in genere lo faccio quando si può, in un bosco. Abbiamo costruito una pedana in questa
casa che abbiamo in Toscana, ed è bello poterlo fare associando anche l'idea del dialogo vitale che esiste tra mondo animale e vegetale. Noi nutriamo le piante con anidride carbonica e le piante ci nutrono con l'ossigeno. La vita è scambio, è dono reciproco, è interdipendenza. Veniva detto ieri, il respiro è anche comunicazione, è dare e avere. E più ci svuotiamo, più possiamo riempirci, no? Senza limiti. Prendiamo tutto quello che è possibile, riempiamoci i polmoni, ogni atto ispiratorio di più, e ogni volta doniamo generosamente tutto quello che c'è. Ma veniamo adesso, e mi avvio a concludere, immagino, al collegamento di queste riflessioni con la clinica. E se ci pensiamo bene, quando siamo spaventati, no, il respiro, che è il nutrimento per eccellenza di cui abbiamo bisogno, in particolare quando siamo stressati, in pericolo, facciamo una specie di riserva di ossigeno. Però il guaio qual è? Che quando lo tratteniamo non è più ossigeno, dura pochissimo. E l'asmatico che cos'è se non una persona che è sempre in ispirazione forzata, è l'attacco di panico, si attiva subito un fantasma di morte. Corrisponde al fatto, perché se io non espiro, cioè non mi ossigeno, muoio. Quindi è l'espediente banale, se pensiamo, però efficace. Garantisco, fatene la prova se ancora non conoscete questo espediente, è espirare. Se seguite una persona, paziente o amico o voi stessi, che soffre di attacco di panico, il segreto è buttar fuori. E non è semplice, perché quando uno si sente minacciato è difficile mollare, no? Invece l'invito è con forza, buttar fuori. Dice poi, e poi niente, poi istintivamente scatta il rimbalzo ispiratorio. Quindi il suggerimento è buttar fuori, che è un po' paradossale rispetto all'istinto del... No? Chiaramente non è sufficiente farlo una sola volta, no? Bisogna quindi buttar giù anche il baricentro, scendere nel corpo, no? Perché gli attacchi di panico sono un fatto mentale, un catastrofismo fantasmatico. No? Invece abbassare il baricentro, piedi, radicamento, grounding, come ci insegnerebbe Luciano, no? Quindi questo movimento ascensionale che poi è come un palloncino che rompe il filo e chissà dove va, invece deve essere tirato giù. La storia dell'Occidente è tutta l'insegna, no? Di questa aspirazione, no? L'homo erectus, no? Erectus e poi tende a sradicarsi, invece sì, erectus, però il grounding non è meno importante dello skyling, come viene chiamato, no? Perché come dicevano gli orfici, di fronte alle divinità infere veniva messa una laminetta d'oro sotto la lingua di questi devoti per ricordare loro di dire come frase per essere accolti nel mondo, che non era l'inferno, erano gli inferi. Io sono Tizio, figlio di Gea, della madre terra, e di Uranos, del cielo stellato. Guai se tradiamo la nostra madre. Quindi il ritorno che c'è adesso di interesse per le discipline corporee, no? Per la dimensione vegetativa del respiro, indica un po' un ritorno alla madre. Io
Io tutti gli anni faccio una capatina a Eleusi, no? Dove si venerava Demetra, la dea madre, no? Che anche l'ecologia, no, esprime come percorso, no? di devozione, dovrebbe essere, non solo di rispetto, di non buttare, inquinare. No? In questo senso abbiamo perso questa dimensione animistica, che la terra è come una grande divinità che va onorata. Sempre tornando, e concludo, alla clinica, e vi risparmio un lungo percorso, no? Che è l'essenza della storia della psicoterapia in quanto nata dalla psicanalisi. Già nelle prime minute è stata una delle grandi intuizioni di Freud l'angoscia, l'anxiety, l'ansia, che si collega poi al blocco del respiro, viene intesa come, virgolette, originata dalla sessualità e proveniente da un ingorgo, 1894. Quindi è la stessa pulsione vitale, la libido, che, anziché fenomeno vitale, si converte nel suo opposto quando non fluisce. Adesso, perché non fluisce, Freud un po' ingenuamente dice, ma sarà il coitus interruptus, la concezione dell'apparato di scarica, che la concezione idraulica, no? Per la quale è stato un po' criticato Freud come semplicistica. Però indubbiamente anche la medicina cinese, no? Ci riporta al fluire, no? Dei meridiani. Ma anche Omero chiama gli dei reanzontes, quelli che vivono scorrevolmente, no? La radice reo di reumatismo, pantarei, diceva Eraclito, no? Quindi quando qualcosa non scorre, si blocca, interrompe quel flusso vitale, quel ritmo, che poi è un ritmo che va e torna come la risacca, no? Ed è quel ritmo di fondo, respiro e battito del cuore a cui anche ieri ci venivamo richiamati. Quindi l'attacco di angoscia, dice ancora Freud, si origina dalla sessualità e proviene da un ingorgo, viene in particolare il coito, vabbè, questo abbiamo detto, e Freud cambia poi l'idea, cioè la sua opinione, è stato un genio anche perché ha contraddetto a se stesso, no? Cioè l'angoscia ha due fonti, o quella appunto dell'ingorgo libidico, o in ansia angoscia, sintomo angoscia e malattia, quello della paura di una minaccia, di un'aggressione, quindi anche questo c'è angoscia, no? Ma la cosa interessante è che non è tanto la paura definita, l'angoscia è una sensazione vaga, oscura, inafferrabile di pericolo, di minaccia. E qui è il nostro lavoro più difficile. Come dice Rado, è il segnale preparatorio che predispone l'organismo al comportamento d'allarme. Lo scopo di questo comportamento è di ristabilire la sicurezza dell'organismo. Ecco, da cosa ci sentiamo minacciati quando proviamo angoscia? E l'angoscia inevitabilmente si traduce in un affaticamento del respiro, in un angst, e angst vuol dire costrizione. Quindi è una dimensione, per inciso, intrinsecamente collegata al nostro essere umani. Si dice che gli animali non provano angoscia, ma provano paura. E in questo credo che abbia ragione Kierkegaard quando nella malattia mortale, che l'angoscia la definisce come la realtà della libertà, come possibilità per la possibilità. La paura, quindi, è uno stato emozionale che si presenta in una condizione di reale pericolo, non è oscura e ignota, mentre l'anxiety è una condizione fluttuante che ha in sé qualcosa di indeterminato, richiama Borgna. Per questo è molto più difficile cogliere il segnale del significato dell'angoscia e poter dare a questa angoscia una direzione, un senso, che è chiaramente più complesso del soddisfacimento dei bisogni immediati. Non di solo pane vive l'uomo, dice Gesù, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Qual è Dio? Cioè, qual è il senso, la direzione, no? Che
la nostra vita deve prendere e che abbiamo perso. Concludo con una cosa di Otto Rank, citata da Giorgio Antonelli, nel suo Al di là della psicanalisi, che dice: il nevrotico è, lo sappiamo, un artista mancato. Questa è una tesi antica e ricorrente di Rank, che si occupò molto di psicologia dell'arte. Ma in che senso sarebbe artista e perché mancato? Ebbene, il nevrotico è artista in quanto predisposto a un'esperienza totale, ma è mancato perché è impedito dalla paura di mettere in atto la propria predisposizione. Seguendo questo pensiero, se il nevrotico è un artista mancato, ogni sintomo è la sua opera d'arte. Auguriamoci di produrre opere d'arte anche diverse dal sintomo dell'angoscia.